Il Formia vince il derby al Ricinello 1-0, decide il gol di Mariniello. Il Gaeta avrebbe meritato qualcosa di più, se non altro l'atteggiamento del Formia di schierarsi tutti all'interno dell'area di rigore, di difendere questo risultato con le unghie e con i denti, ha premiato. Forse al Gaeta è mancato quel guizzo là davanti proprio per cercare di sfondare le mura bianco-azzurre. Senti, io penso che forse il limite più grosso di questa squadra del Gaeta, voglio dire, è proprio quello che quando va in svantaggio, e si verifica purtroppo soprattutto nelle partite casalinghe, non riesce poi a rimediare la partita, perché le squadre si chiudono. Il Formia ha trovato oro con un tiro, con una sola azione, si è portato a casa 3 punti, seconda vittoria consecutiva. La rilanciano in classifica, danno fiducia e morale alla squadra del presidente Zangrillo. Maurizio, termina così, quindi 1-0, gol di Mariniello, finisce il derby. Noi di tutto il derby, di tutti magari gli strascichi e di tutto quello che sarà questa partita ne parleremo lunedì, come sempre, a Fuoricampo Calcio. Allora, dopo il gol si è di fatto arroccata, tenuto stretto praticamente all'interno della rigore. È stata una scelta ben chiara, perché insomma poi togliere Mariniello, togliere Palazzo, due uomini che hanno fatto movimento, inserire un altro centrocampista e un altro difensore. Questo atteggiamento alla fine ha pagato al posto di Gaeta, che invece è riuscito a sfondare il vostro muro. Ma noi lo sapevamo che venendo qua e giocarci la partita a viso aperto contro una squadra che io reputo una grande squadra, non mi nascondo, oggi il Gaeta ha fatto un'ottima gara dal mio punto di vista, sapevamo che incontravamo qualche difficoltà, siamo stati bravi nello sfruttare quell'occasione con Mariniello e poi da lì in poi insomma abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo difeso, abbiamo avuto qualche altro contropiede importante che potevamo sfruttare meglio. E come avete ben visto voi, essendo razionale, ci siamo difesi bene, abbiamo tenuto bene il campo, ripeto, potevamo sfruttarle un po' meglio certe ripartenze, a me non mi rimane che dire complimenti veramente al Gaeta, perché ha disputato un'ottima gara. E rispetto a domenica scorsa, aveva detto che avevate trovato e altro una quadratura, no? Però non avete fatto ancora niente. Dopo questa vittoria invece nel derby, comunque a livello emotivo, dà tanto per il proseguo del campionato. Ma guardi, io ripeto, prima forse giocavamo molto bene, prendevamo molti gol, facevamo molti gol, ma ne prendevamo sempre uno in più. Questo è un campionato dove se tu ti sei organizzato, ti sai difendere, una squadra come la nostra, con gli elementi che ha, il gol lo fa sempre. Prima ci mancava un po' di quadratura, soprattutto a livello di personalità, a livello di corsa, non eravamo quella squadra che volevo io. Adesso sono arrivati dei giocatori importanti da questo punto di vista, i frutti si stanno vedendo. A Ceccano 3 settimane fa abbiamo disputato un'ottima gara quando sono rientrato, però purtroppo non avevamo raccolto niente. Vi assicuro che da lì era ripartita un po' questa piccola rivincita, perché avevamo fatto un'ottima gara. Consecutiva, poi sta prendendo di nuovo quota, ma quanto vale questa vittoria, questo derby che si è sentito soprattutto dai tifosi, abbiamo visto davvero molto soddisfatto. Beh, noi ci tenevamo in maniera particolarissima, ma soprattutto a dimostrare a questa gente, a questa città, che questa squadra non è morta, ma questa squadra è viva, vuole regalargli soddisfazioni. E credo che con l'atteggiamento che sta avendo i nostri tifosi sicuramente si sono accorti già da qualche settimana, insomma, che questa squadra merita un pochino più d'attenzione, e sicuramente oggi l'hanno dimostrato anche i nostri tifosi venendo qui molti. Cosa cambia adesso nel vostro percorso? Adesso cambia che dobbiamo continuare partita dopo partita, ci dobbiamo tirar fuori da questa situazione che ancora non è normale per una squadra e una città come Formia. Sicuramente ci dobbiamo migliorare anche a livello di mercato, ci manca qualcosina, noi lo sappiamo, però ecco, questi 3 punti ci danno una nuova linfa e soprattutto ci permettono di lavorare in settimana nel migliore dei modi. Cambiano anche le ambizioni? No, per il momento no, non ci dobbiamo prendere in giro, non dobbiamo prendere in giro nessuno, noi siamo una squadra che ha avuto delle difficoltà iniziali, adesso pian pianino le dobbiamo superare e ancora le dobbiamo superare, poi in futuro chissà, vedremo. Però c'è tanto carattere, soprattutto tanto cuore, ho visto in campo.
Ma queste sono prerogative che se non hai in queste categorie purtroppo non vai da nessuna parte. L'abbiamo visto noi all'inizio del campionato, insomma, eravamo troppo belli a vedersi, forse anche troppo per questa categoria, però purtroppo se non hai alcune situazioni a livello di temperamento perdi tutte le partite. Grazie. Posso? Marco. Okay. Sì, ma come abbiamo detto con il Formia, insomma, con il mister del Formia, di fatto anche lì è mancato il gol, perché comunque come prestazione, insomma, non si discute, il Formia ha difeso 10 uomini dietro la linea della palla e obiettivamente era difficile riuscire a sfondare. Forse un episodio, forse l'assenza magari di Reale e di Emma che potevano sicuramente dare una mano in più. Guardi, dal mio punto di vista ci abbiamo messo veramente il cuore, abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo trovato una squadra che si è solo difesa per 90 minuti, abbiamo schiacciato la loro metà campo e ci hanno fatto male sull'unica occasione che poi avevamo provato anche in allenamento con il mister e proprio su quell'occasione ci hanno fatto male. È vero, però continuiamo a dire che giochiamo bene, che siamo forti, siamo una bella squadra, però la situazione di classifica sta diventando preoccupante, le chiacchiere stanno a zero. È giusto che i tifosi siano amareggiati, perché sia per l'importanza del derby ma soprattutto per la classifica, appunto, che ci vede in una posizione molto negativa. Noi possiamo dire come squadra, anche noi siamo veramente dispiaciuti del risultato, ci abbiamo messo il cuore, però lo so, sembriamo sempre ripetitivi, ma non è andato nel verso giusto. Da difensore, come vedi la situazione degli attaccanti? Nel senso, vi manca forse un qualcosa, quel guizzo che possa mandare in porta l'attaccante? Perché oggi Nunziata è stato ben bloccato, aveva sempre il raddoppio, se non la triplice marcatura. Guarda, secondo me l'episodio è stato il gol loro, perché se loro non avessero fatto gol in quell'occasione non sarebbero chiusi in questo modo. Noi potevamo avere sicuramente più spazio con i nostri attaccanti. Secondo me gli attaccanti che abbiamo sono i migliori della categoria, cioè io allenandomi con loro, poi marcando quelli delle altre squadre, secondo me sono i migliori che abbiamo. Sta mancando qualcosa negli ultimi metri, cioè in base alla partita di oggi, secondo me, appunto perché loro erano molto bassi e quindi era difficile proprio trovare spazi. I tiri da fuori abbiamo trovato il portiere che comunque ha fatto il suo, è andata così. Probabilmente non pensi che forse il gioco che vuole essere fatto per questa categoria paga poco? Nel senso che anche se padre ha detto dopo, siamo tutti là, messo di là, siamo tutti, quindi a questo punto forse proprio perché la situazione in classifica è questa, magari cercare un po' tra virgolette di adattarsi a quella che è la situazione in breve. È vero. Secondo il mio punto di vista ogni allenatore ha il suo stile di gioco. Il mister ha questo modo di giocare d'altra categoria, sicuramente superiore, e secondo me continuando con questo stile di gioco i risultati potranno arrivare. Cioè, ovviamente sicuramente però più cattiveria, casomai più concretezza. Dobbiamo essere anche meno belli, però dobbiamo essere più concreti, ma sicuramente il mister, cioè, non ce ne stanno i mister come Melchiorna in questa categoria. Prepara le partite in maniera perfetta, cioè ci hanno fatto gol sull'unica situazione che lui ci aveva fatto vedere, quindi sicuramente non è colpa sua. Cosa ne pensi invece di quello che è successo a fine gara? Sarà poi quello che ha fatto un po' male anche. Ah, della contestazione? Sì, della contestazione di tifosi, quelle che sono state di sport, insomma, di tutto quello che poi è successo. Doveva essere una festa! Ma si sa, comunque chi perde il derby del golfo, come si chiama qui, non ha sempre dispiaciuto e sicuramente ha sempre molta rabbia, vabbè, dal punto di vista calcistico. C'è nervosismo poi perché appunto oltre al derby noi stiamo facendo male in generale e quindi è normale che una parola che sente il presidente, una che sente un giocatore con i tifosi può scaturire queste reazioni. Questo è quello che poi fa un po' vanificare tutto il bene che si sta costruendo, no? È vero, ma io ho anche ragione tifosi, perché comunque è normale, cioè noi sappiamo che stiamo facendo il massimo, ma è normale che comunque ci devono mettere un po' di pressione, di
cioè ci devono stare un po' sul fiato, sul collo, come si dice, che non va bene. Poi domenica prossima ci sarà il Borgo con il gol, quindi insomma, vista la classifica, visto che tutto in realizzazione, ne abbiamo parlato, però che era arrivato l'altro ieri, adesso sarà diciamo, un scontro diretto per evitare la zona di recessione, vediamo un po' come sono risultati di oggi. Noi cercheremo di portare a casa questi tre punti, ma perché dobbiamo assolutamente uscire da questa situazione che non ci appartiene. Soprattutto in casa, perché facciamo meglio fuori che in casa. Per una squadra che vuole fare bene non è una cosa buona. Grazie. Abbiamo parlato anche con il tecnico del Parma Selvaggio, una partita dove Gheda di fatto gli è mancato il gol e dall'altra parte c'è stata, tra virgolette, la bravura di sapersi difendere. Un po' questa è la... Purtroppo ogni domenica in casa commentiamo sempre la solita partita. Non è la prima che la commentiamo, il Gheda gioca e gli altri si difendono. Non so se dobbiamo invertire in casa, noi ci difendiamo e lasciamo spazio agli altri, però purtroppo non è il nostro modo di farlo. Anche oggi siamo stati sfortunati che sul tiro di Mantoan invece di salvaggio sulla linea fa i gol, sull'1-0 sono loro costretti a fare la partita e quindi noi sfruttavamo gli spazi. Purtroppo sull'unica azione di ripartenza che loro hanno avuto, e mi dispiace perché era una situazione che avevamo provato anche in allenamento, era l'unica situazione, l'unico giocatore che poteva attaccare la profondità era Iezzi, quindi lo sapevamo, c'erano gli giusti accorgimenti, siamo stati impreparati su quella situazione, abbiamo preso gol con l'unico giocatore dentro l'area, quindi Eric non è scalato neanche in marcatura, e poi quella la paghi perché poi è ovvio che si esaltano, si difendono ancora con più voglia, con più motivazioni, noi ci metti, abbassiamo un attimino a livello mentale e quindi poi risulta quello che è successo. Dopo lo 0-0 di Monterotondo, che era un passo in avanti, dopo la sconfitta con Terracina, comunque era fatto un'ottima partita, questo come lo reputa? Un passo indietro oppure siete sempre sulla strada giusta per far bene? No, adesso non più, adesso dobbiamo solo riguardare un po' tutto perché siamo arrivati a un punto dove la classifica parla chiaro, quindi adesso bisogna cercare di voltare pagina soprattutto a livello caratteriale, perché è una squadra sì che gioca bene, però poi non riusciamo a portare a casa, soprattutto in casa, dei punti importanti. Poi questa è una partita sostanzialmente sentita in modo diverso, però evidentemente il gol penso io ci ha un po' tagliato le gambe, perché fino al 25esimo loro non uscivano neanche dalla loro metà campo e quindi dobbiamo voltare pagina. Sicuramente in settimana ci saranno dei confronti sia con la società sia con la squadra e valuteremo il da farsi, sicuramente il tutto per il bene del Gaeta. Per me l'ultima, se ne vuole parlare di quello che è successo nel finale di gara, questa contestazione, non sapere da lei cosa ne pensava. No, ci sta la contestazione fatta al tecnico, ci mancherebbe altro, non ci sta che offendono i bambini, i miei figli a casa non si toccano, quindi il mio gesto indicativo del medio verso l'alto è proprio indicato a una persona che adesso non so se ho la facilità di ricordarmelo, però mi hanno girato i bambini, non si fa questo. Poi il gesto di sentire con l'orecchio, avete visto che l'ho fatto, è proprio per questo, perché questa gente che aspettava solo questo momento, parlo della tribuna, non della curva, non li ho sentiti una partita incitare questi ragazzi, un minuto non li ho sentito, li ho sentiti molte, anche forte, niente in cui dovevano contestare. Il mio gesto è di dire, ora vi sto sentendo. È poca cosa, gente che non merita sicuramente neanche di venire a pagare il biglietto per contestare, che gli serve? È tutta gente che aspettava questo momento e mi dispiace veramente, perché si stanno facendo, si sono fatti, si stanno facendo e si devono fare ancora tanti sacrifici affinché il Gaeta rimane a galla. Tante cose forse non le sanno, questo in Gaeta 3 mesi fa era fallito, se non è per la famiglia Belalba era fallito. E per un poco di questo stupido qua, perché oggi la famiglia Belalba è qua dentro, la città lo deve ringraziare, ha sottoscritto, se no altrimenti non penseremo dei pazzi a entrare qua dentro. Noi ce la stiamo mettendo tutte, è vero, il risultato non stanno venendo, ma da parte della città, che aiuto stanno dando a questa società, a questi ragazzi? Nessuno, quindi una contestazione superflua da loro. Mister, questo prendiamo come uno sfogo, perché è chiaro che c'è tanta amarezza
quella che prova lei penso che sia la stessa dei tifosi che sono poi dopo quelli che negli anni passati hanno sempre sostenuto la squadra. Quindi adesso la cosa migliore che bisognerebbe fare è non lasciarsi travolgere dalla negatività dei risultati, da una classifica che, questo è una opinione personale, non rispecchia il valore della squadra, che comunque ha delle lacune che hanno frenato finora e anche oggi si è visto il cammino della squadra. Ecco, io vorrei mettere da parte un attimo le polemiche e pensare di più, concentrarmi di più, perché poi dopo quello che è quello che conta, quello che succede sul rettangolo di gioco. Cosa intende fare, quindi questa è la domanda, la società, speriamo in tempi brevi, per colmare delle lacune che sono evidenti, perché anche oggi la squadra ha creato, avrebbe meritato anche di, il vantaggio, però poi dopo, quando le cose non girano nel verso giusto, succede che il videatore, e non è la prima volta che succede, la squadra viene anche penalizzata. Pensiamo al calcio giocato, la società di fronte delle scelte, l'ho anticipato poco fa, come pensate di recuperare questa situazione di svantaggio in classifica, in che modo, lavorando poi sul campo, perché è lì che si risolvono i problemi. No, io non penso che questa squadra sul campo non sta lavorando, perché no, se no, determinate sulle lacune che sono e le lacune le conosciamo, le lacune le conosciamo. Ma non lo diciamo sicuramente più, ci sono delle lacune che qualche mese fa non ce l'aspettavamo. Non è che la partita di oggi ci fa riflettere, noi stiamo riflettendo da almeno un paio di settimane, 2-3 settimane, perché sappiamo di avere delle lacune in qualche reparto, o comunque qualche giocatore ci aspettavamo qualcosa in più non la sta dando. Quindi sono situazioni che noi già con la società da 2-3 settimane stiamo lavorando. Non è la sconfitta che ci farà prendere delle scelte, erano già delle scelte al di là del risultato che si dovevano fare. È ovvio che dobbiamo valutare anche il mercato aperto, perché il mercato apre a dicembre il 2, quindi ancora ci sono 4 partite da fare, quindi non dobbiamo neanche troppo andare più in là di quello che possiamo fare. Non possiamo in una botta in questo momento ci sono delle mani bloccate, sicuramente la società prenderà i provvedimenti che prenderà sono provvedimenti che tutti dobbiamo accettare, il primo io, ci mancherebbe altro, però dobbiamo valutare e essere molto razionali. È un momento delicato, quindi non dobbiamo avere sicuramente la fretta o l'istintività di fare le scelte sbagliate, no? Quindi sappiamo che ci sono delle lacune, sappiamo che è una squadra che ha bisogno di essere rinforzata in qualche reparto, non vogliamo prendere alibi, e mi fa piacere che nessuno ha fatto la domanda sui 3 assenti, perché non è solamente un alibi quella degli assenti, perché questa è una rosa che sicuramente anche chi ha giocato oggi poteva dare sicuramente qualcosa in più e portare a casa un risultato positivo. Purtroppo non l'abbiamo fatto, e prenderemo sicuramente, la società prenderà giustamente i suoi provvedimenti. Mister, che cosa vi siete detti sotto la curva 5 grana con la tifoseria? Noi non abbiamo potuto percepire quello che c'è stato, quello che è successo. Giustamente volevano comunque una squadra più cattiva, più determinata, forse che rispettassero un po' di più la maglia sotto l'aspetto proprio della mentalità. Loro questo non l'hanno visto, forse anche hanno ragione, perché forse potevamo dare pure qualcosa in più, perché poi alla fine se giochi bene, arrivi nei 16 metri, 20 metri, non c'è la cattiveria, la determinazione per fare gol, attacchiamo con pochi uomini sempre l'aria perché non andiamo, quindi vuol dire che qualcosa di vero c'è in questo momento. Quindi queste sono le parole degli ultra. Dispiace non aver regalato una soddisfazione prima alla nostra società che ci teneva tanto, e poi sicuramente ai tifosi, pseudo tifosi non li nomino neanche, non voglio fare polemica, però quando si toccano altri argomenti che quello lavorativo, per me è grave, ripeto, molto grave. Mi dispiace che è andato via il tifoso, l'unico tifoso vero della tribuna che ho visto oggi, che è venuto lui a chiedermi scusa a me per quello che mi hanno detto
non parlo della mia professione, chi ci sta a criticare un tecnico? Ci mancherebbe altro, sono 15 anni che faccio il suo lavoro, ci mancherebbe. Vi ricordate il primo anno eravamo secondi in classifica e criticavano, quindi figurate se non ci sta adesso che si è venuti in classifica. Ma non andare sul personale e sulla famiglia, no, quello non glielo permette a nessuno assolutamente.